questa sintomatologia spesso può comportare, soprattutto dopo evidenziazione strumentale, e vi parlo anche delle esecuzioni di risonanze magnetiche a alta definizione, ad alto campo, il fatto di assenza di segnali. E quindi, capite bene, per un atleta professionista, beh, vi ricordo il caso di un grande calciatore, no? Pato, che non riusciva mai a riprendersi dall'infortunio, ragazzi, era un grande talento, e ma non si so, l'hanno fatto visitare da tutto il mondo, ma non si è capito perché. Qui viene fuori un dato importante, vedete, turbe digestive con meteorismo, che chiaramente in tutte le squadre di calcio che professionistiche, anche squadre del nord, non solo del sud, molte squadre del nord, l'ultima è il Pordenone, non era mai stato visto come un problema. Ma quando abbiamo fatto S-Drive, questo ragazzo, non è venuto fuori molto, però vi dico, quello che è venuto fuori è sistema ormonale, poi metabolismo acidi grassi e soprattutto infiammazione e stress ossidativo. Fondamentalmente questo è un test buono di una persona in salute, ma da pagina 4 viene fuori, vedete, l'attivazione, queste aree colorate sono dei sistemi che si allertano. Cioè il test dice guardate che ci sono, è come quando portate voi la macchina a fare il tagliando, la portate per fare un tagliando semplice e quando tornate vi danno la mazzata in testa, dico dottore abbiamo dovuto cambiare questo, questo, quest'altro, e non te l'aspetti perché sennò poi il danno è maggiore. E così è S-Drive. Andiamo a fare il tagliando e vediamo nel tagliando di Danilo, troviamo un interferente endocrino, infiammatorio, perché là parla di ormoni, parla di stress infiammatorio che viene fuori attraverso il glutine. Vi ho portato un altro caso in cui una gluten sensitivity, e non è che la gluten sensitivity ne soffre solamente la cittadinanza normale, perché un atleta non dovrebbe soffrirne, scusate. Eppure vi garantisco che c'è in campo sportivo, soprattutto calcistico, una ignoranza di rimedio, ignorazio rispetto a questi fattori, che è allucinante. È allucinante. Anche qui, visto che ho poco tempo ancora, vi leggo il suo messaggio. Facciamo un amichevole col Bari, il Bari è Serie B, noi Lega Pro. Fatto un partitone col Bari. Tutti se ne sono accorti, grazie, peccato che abbiamo iniziato questo percorso tardi, ma meglio tardi che mai. Questo invece è il prodotto della nostra società, bambina di 12 anni che è grande ginnastica, dotata moltissimo questa ragazzina, una ectodermica, una fosforica, praticamente questa ragazzina da maggio del 2023 presenta dolori importanti, soprattutto che colpiscono i gemelli della sura, tutta la parte del polpaccio. Immaginate, per una che fa ad alto livello, aveva una convocazione il 23 ottobre, l'ho visitata il 5 ottobre, in un, diciamo, in un training della nazionale italiana di ginnastica artistica a Brescia, mi arriva una telefonata del preparatore atletico del Monopoli, il cui fratello gestisce questa grande palestra regionale di ginnastica, dove questa atleta performance, svolge la sua performance. Praticamente mi viene richiesto una visita urgente, perché la ragazzina, sono 5 mesi che ha questa sintomatologia e nonostante abbia fatto tanti esami strumentali, i genitori l'hanno portata dovunque, medici, vi evito di dire che il fascicolo con cui si sono presentati. Non hanno trovato niente, quindi alla fine niente, il rischio qual è? Da un lato è che se si vada a definire quella persona psicosomatica, una bambina di 12 anni, dall'altro che fondamentalmente poi quel niente inizia a galoppare e da essere un niente può diventare una malattia grave. Mi arriva, considerate che la mamma l'ultimo mese mi dice, dottore guardi, io devo massaggiare gli arti inferiori della piccola per aiutarla a scendere dal letto.
e io gli faccio il drive. La mamma mi promette che se riesco ad aiutarla mi farà una statua, la sto ancora aspettando. La piazza dove sta la statua, dove veramente la statua era già occupata da altre statue. Per cui viene fuori un quadro poliedrico e stringo, perché voglio dare spazio al video che ci ha regalato, visto l'occasione, mi ha regalato un video Sara, e praticamente dal tessel bulbo in una bambina di 12 anni vengono fuori 5 sistemi in alterazione e soprattutto vi faccio vedere una pagina di un grande disturbatore epigenetico che è un metallo tossico. Quindi questa ragazzina era piena di metalli tossici che avevano da un lato neuroinfiammato, vedete questo indice di acidi grassi, neuroinfiammato il sistema, però visto che era un soggetto sano, perché la bilancia di equilibrio era potente, per cui riusciva a combatterle. Certo, era una tridosata la ragazzina, ma non date solo colpa al siero, date colpa all'ambiente. Ormai i metalli tossici sono il 55% dei veleni ambientali, non sono il 2%. Ne dobbiamo fare tutti quanti i conti. Quindi non solo era neuroinfiammata, ma gli indicatori di questi 4 aminoacidi, la valina che è importante per la rigenerazione muscolare, l'isoleucina che è importante per il recupero, l'ornitina che non solo è importante per la formazione del GH, che a quell'età è un ormone potente, a 12 anni il GH, ma è importante l'ornitina anche perché aiuta il fegato a depurare l'ammonio, e poi la carnitina, che è una sostanza che viene molto utilizzata dagli atleti, perché gli atleti, la maggior parte in bilanciamento, soprattutto gli ectodermici, sono simpaticotonici, quindi usano tutta la via delle catecolamine, e la via chiaramente delle catecolamine porta a una utilizzazione degli acidi grassi come funzione energetica. Infatti se vedete la bimba è magra. Sara, lo facciamo dire da lei, Giorgio. Sara è questa bimba qua.